gli occhi, 150 lavoratori in sciopero, fondazione indisponibile a trattare, la regione faccia sentire la sua voce. Tenuta di Marinella, aperto un tavolo tra comune, società e sindacati, garantito l'impegno per una riconversione. Giustizia e imprese, un convegno organizzato oggi da CNA della Spezia con la partecipazione del ministro Orlando. Raccolta fondi a favore delle famiglie bisognose a cura dei Babbo Natale e della pubblica assistenza. Spezia, domani al picco contro il Latina, Di Carlo, la parola d'ordine, continuità, a disposizione un gruppo determinato. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati al TLS Giornale. Sciopero e manifestazione unitaria questa mattina per i lavoratori del polo riabilitativo della Fondazione Dognocchi di via Fontevivo alla Spezia. I lavoratori, circa 150 della sede della Spezia, chiamati da CGIL, CISL e UIL, sono scesi in piazza e hanno distribuito insieme ai sindacalisti volantini e agli automobilisti che transitavano in via Fontevivo, rallentando il traffico veicolare con la attraversamento veloce e continuo delle strisce pedonali. La vertenza nasce a fine ottobre, periodo in cui i vertici della fondazione hanno disdettato in modo unilaterale il contratto nazionale. Per noi c'erano Selene Ricco e Davide Morina. Uno sciopero nazionale che ha interessato anche la Spezia. Ci troviamo in via Fontevivo, un sit-in organizzato dalla CGIL, la CISL e la UIL nazionali di categoria per protestare contro i centri della Fondazione Dognocchi che hanno disdetto, possiamo dire, senza preavviso il contratto collettivo nazionale. Come purtroppo ormai è cosa nota, un contratto disdettato in maniera unilaterale da un giorno all'altro sostanzialmente, in una situazione che comunque si profila essere già di crisi. Diciamo che questa cosa è particolarmente, come dire, no, inaccettabile, perché rispetto a questo nuovo presidio è stato portato avanti un percorso con la massima collaborazione anche da parte dei sindacati, ma soprattutto dei lavoratori, che in questi anni hanno anche accettato degli accordi che prevedevano delle ore lavorative non retribuite pur di, come dire, no, permettere il buon funzionamento della struttura. E ovviamente non ci aspettavamo che questo sarebbe stato ripagato con il fatto di disdettare il contratto nazionale e ovviamente acquisirne uno che è peggiorativo da molti punti di vista. Quindi evidentemente questa è una cosa che non possiamo accettare. Che cos'è che non ha funzionato? Qual è anche un po' il ruolo della regione? Cosa può fare in questo momento? Sì, intanto io credo che la regione dovrebbe far rispettare gli accordi che c'erano all'inizio. Ha dato questo appalto, l'ha dato con dei parametri riferiti anche al costo del personale, riferiti anche al costo del contratto, e di conseguenza la regione deve far rispettare quel tipo di accordi all'inizio. Non si possono risolvere i problemi della Dognocchi abbassando i costi del personale, portandoli al minimo, soprattutto personale che ha una professionalità molto alta. Ragioniamo sul fatto che trattano pazienti molto complessi, che hanno bisogno di determinate cure, e noi dobbiamo garantire come unico polo della regione Liguria che ci sia uno standard molto elevato di parametri medici e di assistenza. Di conseguenza, se la regione Liguria non interviene in maniera forte facendo rispettare questi parametri, è chiaro che poi si potrebbe avere anche un deficit riguardo all'assistenza, e potrebbero soffrirne sia i lavoratori, che comunque vanno sotto stress quei turni e con tutto, ma soprattutto anche i pazienti. Oggi venerdì 11 dicembre ci troviamo qua a fare sciopero. Lo sciopero è il termine di una serie di mesi e anni di lavoro, purtroppo, dove non abbiamo avuto veramente una scarsa risposta, per non dire nulla, da parte di Fondazione Dognocchi. Siamo insieme qua a un gruppo sostenuto di lavoratori, di dipendenti professionisti qualificati del settore. Ci saremmo aspettati di tutto tranne che la disdetta unilaterale da parte di Fondazione Dognocchi del contratto collettivo nazionale del lavoratore, e noi siamo qua a difendere queste persone che hanno sempre dato il massimo da parte loro e verso i pazienti. I pazienti stessi sono qua oggi con noi a testimoniare, a essere presenti per questo sciopero, e non li lasceremo mai soli. Il ministro Poletti ha chiarito che sarà possibile trovare una soluzione a tutti i contratti a tempo indeterminato per il settore dei centri per l'impiego. Lo dice la capogruppo in regione del Partito Democratico Raffaella Paita al termine dell'incontro con i rappresentanti dell'Osservatorio regionale sul riordino istituzionale. Dal governo, dunque, continua Paita, arriva un sostanziale via libera al quale dovrà seguire adesso l'invio dei dati da parte della regione Liguria.
Anche i contratti a tempo determinato e delle partecipate saranno salvaguardati. Come Partito Democratico abbiamo posto inoltre la necessità di estendere questa tutela ai co.co.co, richiesta, conclude Paita, che è stata formalizzata e recepita nella finanziaria regionale grazie a un nostro emendamento. Aperto un tavolo di confronto tra sindacati, Comune di Sarzana e Marinella S.p.A. per tentare di fare il tutto per tutto per salvaguardare la tenuta di Marinella. L'azienda ha rassicurato e ha confermato il suo impegno per riconvertire la produzione e salvaguardare così i posti di lavoro. Vediamo il servizio con le immagini di Sergio Diofili. Punto della situazione questa mattina in comune a Sarzana sulla fattoria di Marinella. Quale sarà il suo destino? Che cosa è emerso? Ad oggi non è emerso nulla. La situazione è ancora quella dei giorni passati, una situazione purtroppo preoccupante. Fortunatamente l'azienda, diciamo, ha ribadito la volontà di continuare ad andare avanti fino a quando non ci saranno novità importanti e ad oggi non ha aperto nessun tipo di procedura nei confronti dei lavoratori, quindi una situazione di stallo sostanzialmente. Ecco, che cosa accadrà quindi nelle prossime settimane ma poi anche nei prossimi mesi? Stamattina con l'amministrazione abbiamo condiviso di aprire un tavolo di monitoraggio proprio per passo passo condividere, affrontare e cercare di risolvere le problematiche che potrebbero venire avanti, valutando naturalmente tutti quei progetti che sono in campo e sono sul tavolo e capire quale di questi potrà essere, diciamo, condiviso, avallato e di conseguenza cercare di risolvere insieme le problematiche. Ecco, la riunione di questa mattina si è svolta alla presenza dei sindacati, dell'azienda ma anche dell'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Cavarra. Era stata richiesta in una riunione precedente l'interessamento della politica. Ecco, che risposte avete avuto? Sicuramente risposte positive. L'amministrazione comunale si è presa a carico il problema, ha detto e ha ribadito con forza di voler comunque affrontare e, ripeto, condividere in questo tavolo di monitoraggio la situazione e insieme a noi di valutare attentamente quali potranno essere le ricadute anche occupazionali, perché poi quello che sta a cuore ai sindacati sono proprio quei 22 lavoratori che sono coinvolti in questa situazione un po' complicata. I progetti sono tanti e il tempo che passerà di qua al 31 di gennaio, data entro la quale dovremo incontrarci, è quello di valutare anche quello che si avrà sul campo e cercare di capire la fattibilità dei progetti per valutare attentamente la possibilità di messa in opera e di ricollocazione anche eventualmente di quello che c'è presente oggi sul territorio di Marinella e della fattoria in particolare. Incassi milionari ma utili ai minimi, e questa è la situazione economica della società che gestisce i parcheggi in città. Gli automobilisti però vorrebbero sapere dove finiscono i soldi che pagano per la sosta, e questo è l'argomento della nota settimanale a cura di Riccardo Sottanis. Dove finiscono i soldi dei parcheggi pubblici? La domanda sorge spontanea dopo aver appreso le cifre del bilancio della società partecipata dal Comune che gestisce la sosta a pagamento nelle vie cittadine. Bilancio che si è chiuso nel 2013 con un utile di circa 50.000 euro. Tutto bene, verrebbe subito da commentare, visto che le aziende oggi faticano a far quadrare i conti per via della crisi economica. Ma per ATC Mob Park la situazione è un po' diversa. Opera in esclusiva e gestisce con i suoi 40 dipendenti circa 8.500 parcheggi a rotazione nelle vie cittadine e 864 in strutture coperte. Un numero di stalli considerevole che consente alla partecipata di fatturare, è la cifra del 2013, 4.533.000 euro. Un giro d'affari che frutta solo 50.000 euro, quanto basta per far dire però agli amministratori che l'azienda ha un bilancio positivo e che gli investimenti operati negli ultimi anni ammontano a circa 10 milioni. Il numero dei dipendenti è aumentato soltanto di qualche unità negli ultimi 10 anni, mentre i parcheggi a pagamento sono aumentati al punto che sono, i dati Istat a confermarlo, Spezia è tra le città italiane con il maggior numero di strisce blu.
Comprensibile quindi la domanda degli automobilisti su come vengono utilizzati i tantissimi soldi che versano alla società partecipata per poter sostare in centro e in molti quartieri limitrofi. Ora a dover mettere mano al portafoglio saranno anche i residenti, visto che dal prossimo anno vedranno raddoppiare il costo del pass da 10 a 20 euro. Un aumento giustificato dall'amministrazione con il fatto che i tesserini plastificati saranno tecnologicamente avanzati. Tutto questo avviene alla vigilia di una nuova operazione, quella dell'acquisto da parte del Comune del parcheggio di Piazza Europa. Parcheggio ideato e realizzato dalla Camera di Commercio, ma che proprio alla vigilia dell'entrata in funzione ha deciso di venderlo al Comune. Un'operazione portata avanti nel più stretto riservo e che ora sta suscitando forti polemiche. Saranno i cittadini contribuenti a sostenere il costo e non più la Camera di Commercio, come previsto. Auguriamo che vengano forniti al più presto tutti i dettagli di questa operazione che si annuncia molto contestata. Questo pomeriggio erano circa le 14, i vigili del fuoco sono intervenuti su una fuga di gas all'interno del vano scale di una palazzina di Via dei Giardini a Sarzana. La squadra del distaccamento di Sarzana ha rilevato altissime concentrazioni di gas, tanto da esserci appunto il rischio di un'esplosione, per cui si è resa necessaria l'evacuazione dell'intera palazzina. I tecnici dell'ACAM hanno appurato che la fuga di gas proveniva dall'interno di un appartamento sfitto. Sul posto anche i carabinieri di Sarzana per gli accertamenti del caso. Entro sera le famiglie interessate dall'evacuazione dovrebbero far rientro nelle loro abitazioni. Stamani i carabinieri della stazione della Spezia Mazzetta hanno tratto in arresto un 50enne algerino colto in flagranza di reato. L'uomo è stato sorpreso mentre, dopo aver infranto il finestrino laterale di un fuoristrada, tentava di asportare alcuni oggetti dall'interno dell'abitacolo. Arrestato, si trova ora nel carcere della Spezia. E a conclusione di un'indagine svolta anche grazie ad alcune immagini estrapolate dalla videosorveglianza di una filiale bancaria, i carabinieri di Ameglia hanno denunciato una cameriera di 30 anni incensurata. Lo scorso 3 novembre la donna avrebbe sottratto una carta bancomat ad un'anziana donna di circa 70 anni e ha fatto sei prelievi illeciti a vari sportelli bancari in provincia della Spezia, impossessandosi così di un totale di 1.650 euro. La Spezia ospita un confronto sul tema del valore, della legalità e della trasparenza delle imprese. CNA Liguria ha organizzato il convegno Giustizia e Imprese che si è svolto oggi pomeriggio presso la Camera di Commercio. Sono intervenuti al dibattito il Ministro della Giustizia Andrea Orlando e il Presidente Nazionale della CNA Daniele Vaccarino. Vediamo il servizio di Emanuela Cavallo e Davide Morina. Un vero e proprio tavolo di confronto si è svolto oggi alla Spezia grazie a CNA Liguria. Le imprese hanno potuto confrontarsi con il ministro Orlando sul valore della legalità e della trasparenza e sugli strumenti necessari a sostenere e garantire una giustizia veloce ed efficace. Su questi aspetti le piccole e medie imprese chiedono più certezze. Che c'è una riforma in atto, se la stiamo portando avanti per semplificare le procedure di appalto e per semplificare anche il sistema dei controlli. Oggi molti enti si sovrappongono. C'è una delega sul fronte pubblica amministrazione che va esattamente in questa direzione. Per quanto riguarda poi la giustizia nel senso stretto, cioè il funzionamento del civile, stiamo costruendo un tribunale che si occuperà soltanto di imprese e che sarà in grado di garantire tempi certi nella risoluzione delle controversie tra privati. Già oggi, con competenze circoscritte, definisce l'83% dei procedimenti in meno di un anno. E può essere una importante leva anche di attrazione di investimenti stranieri che spesso non vengono in questo paese proprio per la paura di imbattersi nel funzionamento di una cattiva giustizia. E è un prototipo che abbiamo ormai collaudato e che dal prossimo anno estenderemo come potenza.
Di fronte a dati relativi al lavoro sommerso allarmanti, ad oggi infatti l'Istat segnala che quasi il 10% degli occupati lavora in nero, le imprese virtuose si evidenziano rappresentando l'unico possibile argine all'illegalità. Temi di carattere nazionale che non mancano di entrare nello specifico della realtà ligure. Si parla del valore della trasparenza e della legalità. Quanto conta questo valore per le imprese nella Liguria? Quasi 11 miliardi di sommerso per quanto riguarda la criminalità organizzata ogni anno. Una cifra, voglio dire, importante, enorme, che mette in pericolo le imprese che pagano le tasse e i loro lavoratori in regola. Qual è dunque la richiesta da parte delle imprese alla giustizia? Di fare dei corpus legislativi tarati sulle piccole imprese ai fini che le stesse si possano difendere dalle infiltrazioni mafiose, dare accesso al credito per limitare l'usura, mettere per esempio i beni confiscati e le imprese confiscate immediatamente a reddito, una trasparenza, noi la chiamiamo in Cernia una liberalizzazione per quanto riguarda gli appalti, soprattutto quelli di piccole dimensioni che devono essere lasciati aperti alle piccole imprese. Il sindaco della Spezia, Massimo Federici, interviene sulle notizie diffuse in questi giorni su una indagine del nucleo di polizia giudiziaria della Procura sulla riqualificazione di Piazza Verdi. La denuncia riguarderebbe un improprio utilizzo di risorse provenienti dalla convenzione tra Enel e amministrazione comunale. Gli organi preposti, anche in questo caso, dice Federici, faranno i loro accertamenti e il loro dovere, ma voglio intanto rassicurare sulla massima regolarità e correttezza di tutti i nostri atti amministrativi. La convenzione socio-economica sottoscritta con Enel non è stata certo la moneta di scambio per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, dice Federici, e neppure formalmente è stata parte della procedura di rilascio di competenza del Ministero dell'Ambiente. Per tutelare l'ambiente e salute noi chiediamo non soldi, ma che siano rispettati i limiti di emissioni inquinanti, come abbiamo fatto e costringendo a stare ben sotto gli stessi limiti di legge, conclude Federici. Il sopralluogo tra i quartieri della città da parte dell'amministrazione comunale questa mattina ha interessato il quartiere di Fabiano. L'assessore Mori ha avuto modo di stilare con i residenti una serie di priorità condivise che saranno oggetto di interventi di manutenzione e riqualificazione in partenza a gennaio. Vediamo il servizio di Selene Ricco e Davide Morina. Prosegue il giro nei quartieri della città. Questa mattina l'assessore ai lavori pubblici Corrado Mori ha fatto visita al quartiere di Fabiano, un quartiere che si sviluppa verso l'alto, quindi fortemente caratterizzato dalla presenza di scalinate. Gli interventi infatti riguarderanno principalmente la manutenzione, la riqualificazione, la messa in sicurezza delle scalinate dove a volte manca il passamano, dove i gradini possono essere in qualche modo pericolosi, sarà rifatta l'asfaltatura, quindi piccoli interventi a garantire una migliore vivibilità del quartiere, dato che a viverlo sono specialmente persone anziane. Ricordiamo che gli appuntamenti con i cittadini serviranno per stilare un programma di interventi che partirà davvero a breve, a gennaio del 2016. È già possibile fare un po', diciamo, un mini bilancio su quali saranno, diciamo, le prime priorità su cui l'amministrazione potrà intervenire? Ma le priorità che avremo qui in questo quartiere sarà in tempi abbastanza urgenti le scalinate. Questo è un paese tutto articolato su scalinate, quindi abbiamo il dovere di rimetterle a posto, mettere i passamano, sono persone molto anziane e quindi hanno bisogno di un appoggio. Quindi un intervento in tempi urgenti sulle scalinate, l'asfaltatura di Fabiano Alto, il ripristino di alcuni marciapiedi, insomma una manutenzione che in qualche modo possa aumentare la qualità della vita di questo bellissimo, perché tra altre cose è un bel posto, che è Fabiano. E gli interventi potranno iniziare in tempi abbastanza brevi, perché soprattutto per quanto riguarda le scalinate non c'è bisogno di asfalto, quindi non è necessario aspettare la bella stagione, non è necessario aspettare temperature più miti come per gli asfalti, e quindi gli interventi saranno i primi a partire.
Ecco, tra l'altro in questi giorni stanno circolando delle voci non vere, infondate, in merito proprio all'uso che si farà di questa scuola che abbiamo qui alle nostre spalle. Sì, noi abbiamo fatto l'accorpamento di due scuole in una e la scuola che oggi è presidiata dal comitato, diventa un comitato di Fabiano, diventerà un centro sociale, un centro di confronto, un luogo dei cittadini del quartiere. Questa invenzione che verrebbe un centro profughi, la smentisco categoricamente, non è vera, è già stata affidata al comitato di Fabiano che ha la chiave, che la gestisce, che interviene quotidianamente anche con delle manutenzioni, e questo tipo di invenzione la smentisco proprio categoricamente. Firmato oggi dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dal Governatore della Regione Lombardia Roberto Maroni, il protocollo d'intesa per l'attivazione anche in Liguria del 112 NUE, il numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta CUR, che avrà sede a Genova. Il documento sottoscritto oggi fa seguito a quanto già contenuto nel protocollo di collaborazione bilaterale sottoscritto lo scorso 15 di settembre. Rientra nello scambio di buone pratiche in materia di sanità tra le due regioni, ha detto la vicepresidente Viale. La Lombardia ci fornirà gratuitamente il software. Abbiamo individuato come sede del call center l'IST San Martino di Genova. Il consigliere Stefania Pucciarelli, dopo aver letto le dichiarazioni rilasciate dai consiglieri Paita e Michelucci, in cui accusano la Lega Nord di non volere il nuovo ospedale Felettino, replica chiarendo la propria posizione. Quello che ho detto in merito all'ospedale è che criticavo la scelta fatta all'epoca, dove è prevalsa la logica della politica anziché quella della baricentricità. Santo Stefano rispondeva a questo requisito ed aveva già le strutture necessarie. Oggi, da quelle scelte che io ritenevo e ritengo sbagliate, non si può tornare indietro, e non perché la Paita e Michelucci non rinunceranno mai al Felettino, ma proprio perché a gennaio partiranno i lavori, conclude. Punto della situazione su Albiano Magra con il sindaco di Aulla dopo l'incendio alla costa. Sentiamola, le immagini sono di Davide Morina. Albiano Magra, c'è un problema che è ancora aperto per quel che riguarda quel paese, quel territorio. A che punto siamo con la ditta Costa e ci sono delle novità? Noi abbiamo avviato un tavolo di concertazione con Regione e Provincia Atto dei Rifiuti, perché ovviamente abbiamo chiesto al lato di predisporre una programmazione dei flussi che possa escludere determinate lavorazioni dei flussi dall'impianto Costa Mauro. È un problema questo annoso purtroppo che si tira avanti da oltre 12 anni. La posizione del Comune d'Aulla è stata una posizione netta e chiara, in quanto noi intendiamo escludere in toto la produzione del CDR all'interno di quell'impianto, e per questo sarà fatta anche apposita mozione che sarà votata dal Consiglio Comunale. Ovviamente è un problema che sta a cuore di tanti albianesi che si trovano da anni con questo impianto, che è andato avanti con la sua attività a suon di ricorsi al TAR, in quanto non si è potuta ancora concludere ad oggi la procedura di valutazione di impatto ambientale. Noi ci siamo espressi anche in sede di procedura di impatto ambientale, in quanto sappiamo che le lavorazioni all'interno di questa che vengono svolte sono lavorazioni che sono fortemente impattanti da un punto di vista ambientale. L'ultima cosa che vogliamo escludere ovviamente è creare un conflitto tra ambiente e lavoratori. Quindi questo tavolo che è stato aperto è un tavolo che deve portare ad una composizione ovviamente di queste due problematiche, e soprattutto pensare che quell'impianto possa trovare una nuova conversione alla propria attività. Domenica anche nella nostra diocesi inizia in forma solenne il Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco. Il Vescovo Luigi Ernesto Palletti aprirà la porta della Misericordia nel corso di una celebrazione che si terrà nel pomeriggio. L'appuntamento per sacerdoti, religiosi, religiose e persone laiche è alle ore 15:30 nella cripta sottostante la cattedrale. Dopo i riti di introduzione, una processione salirà lungo lo scalone esterno sino allo spiazzo antistante la cattedrale.
Qui alle ore 16 Monsignor Palletti aprirà la porta della Misericordia. Tutti i fedeli sono invitati, in particolare quanti risiedono alla Spezia e nelle località più vicine. Per motivi di sicurezza non sarà possibile parcheggiare nelle aree adiacenti, ovviamente alla cattedrale, e nella zona alta della cattedrale. In alternativa è stato raggiunto un accordo con l'autorità portuale che mette a disposizione il parcheggio del controviale su Viale Italia. Prove di apertura per il ponte della Colombiera ad Ameglia. Nella mattinata di martedì prossimo, 15 dicembre, si svolgeranno le operazioni di prova di apertura del ponte della Colombiera che unisce le frazioni di Cafaggio e Bocca di Magra con Fiumaretta, i cui meccanismi sono stati completamente automatizzati e rinnovati grazie a un finanziamento di 39.000 euro della Regione Liguria. Per l'intera giornata verrà interrotta la viabilità sia pedonale che veicolare per consentire lo svolgersi delle operazioni. Dopo il suo ripristino a seguito dell'alluvione del 2011, spiega Gianpedrone, abbiamo voluto stanziare ulteriori risorse per favorire il più possibile il passaggio via fiume di imbarcazioni di grossa portata, accelerando le operazioni di apertura e di chiusura grazie a un nuovo sistema pistoni che dimezza i tempi a soli 15 minuti. Era un'esigenza molto sentita nella nostra realtà, spiega l'assessore alle infrastrutture Giacomo Gianpedrone, dove sono presenti aziende nautiche che avevano più volte portato alla nostra attenzione il problema dei tempi di apertura del ponte e la necessità di avere il minore impatto possibile sulla loro attività e sui cittadini, conclude l'assessore regionale. Acam Ambiente informa che il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche si svolgerà nelle seguenti date. Sabato 12 dicembre per il quartiere di Pitelli, il posizionamento dello scarrabile in piazza 4 novembre di fronte al circolo Arci. E poi domenica 13 dicembre nel quartiere di Sarbia, il posizionamento in via dei Colli presso la porta di Castellazzo. Orari a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 12.30, sono questi gli orari in cui i cittadini potranno conferire i loro rifiuti ingombranti. È stata prorogata la Call for Proposal promossa dalla Fondazione Carispezia per il bando 2016 di Fondazione Tender Tunave Italia. Presentabili entro il 29 gennaio 2016 le proposte progettuali per candidarsi a vivere un'esperienza a bordo di Nave Italia. Le possibili aree di intervento sono disabilità, salute mentale, disagio sociale, familiare e scolastico. Possono partecipare enti senza scopo di lucro, scuole secondarie di primo e secondo grado e servizi gestiti dagli enti pubblici operanti o con sede legale nel territorio di riferimento della Fondazione Carispezia. Continua la raccolta fondi organizzata dalla Pubblica Assistenza Spezzina a favore delle famiglie bisognose. I volontari si presentano però in abiti alquanto insoliti. Vediamo l'intervista di Elisabetta Toracca e Davide Morino. Un'iniziativa benefica della Pubblica Assistenza della Spezia in occasione del Santo Natale. Ne parliamo con Zio Natale. Di che cosa si tratta? Allora, abbiamo fatto questa iniziativa proprio per raccogliere i fondi in modo tale da aiutare le famiglie più bisognose. Infatti abbiamo iniziato oggi partendo dalla scuola di Via Napoli, abbiamo regalato caramelle e alcuni libri ai bambini che erano presenti e questa manifestazione si protrarrà per alcuni giorni. E io in qualità di Zio Natale, insieme a mio fratello e diciamo, mia cognata, ora vi spiegheranno come continuerà appunto questa diciamo, manifestazione benefica. Appunto. Certo, allora sentiamo dalla viva voce della cognata di Babbo Natale, o per meglio dire di Zio Natale. Niente, è una manifestazione benefica, saremo nelle piazze di Spezia, domani mattina in Piazza del Mercato, domani pomeriggio nella zona di Migliarina, dove daremo delle caramelle, libri di narrativa ai bimbi. Perché queste manifestazioni proprio in occasione della festa più importante dell'anno? Insomma, per aiutare le persone bisognose, in occasione appunto del Natale, che è
è una festa, diciamo, delle famiglie, le famiglie si riuniscono e noi ne abbiamo approfittato appunto per dare una mano a chi è meno fortunato di noi. Certamente. E allora andiamo ad incontrare questi Babbo Natale e aiutiamo appunto chi è meno fortunato di noi. E buon Natale a tutti. Buon Natale! Domani alle ore 9.30 a Manarola si terrà il convegno conclusivo sugli esiti del progetto Sassi dei muretti edificati a secco, rivolto a rifugiati e persone senza lavoro. Hanno collaborato al progetto vari enti, tra cui l'Agenzia Formativa ASF, il Parco Nazionale delle Cinque Terre e Caritas Diocesana della Spezia. Nocciolo della questione è l'inclusione sociale, la cura e la gestione di un lavoro di rete e il diritto alla libertà, alla soggettività e a una cittadinanza attiva. Avranno inoltre luogo la proiezione di un documentario narrativo del corso edito da Tele Liguria Sud e una mostra fotografica. A concludere saranno consegnati gli attestati agli allievi del corso. E domani, sabato 12 dicembre, alle ore 15.30, alla presenza del prefetto della Spezia, Mauro Lubatti, la nuova struttura coperta di Piazza Garibaldi a Pian di Follo sarà intitolata al ricordo del dottor Giuliano Ratti, medico e partigiano. In tale occasione sarà riproposta l'annuale manifestazione, arrivata alla sua quinta edizione, dei ragazzi che nel corso dell'anno 2015 hanno raggiunto la maggiore età. Verrà loro consegnato un attestato a ricordo dell'evento, la copia della Costituzione italiana e la nostra bandiera. Domani alla Spezia un'iniziativa organizzata dai giovani di Rifondazione Comunista contro la buona scuola del governo Renzi. Vediamo l'intervista con le immagini di Sergio Diofili. Domani alla Spezia una manifestazione per dire no alla buona scuola. Perché? Perché noi riteniamo che questa riforma sia una continuazione della riforma Gelmini e prima ancora della riforma Moratti. Riforme che non cambiano il volto della scuola, ma anzi lo peggiorano. Riforma puramente economica che tenta di fermare quella che è un'avanzata culturale con dei tagli puramente economici. Riteniamo invece che ci vogliano riforme che cambino strutturalmente la scuola e migliorino sia la didattica, quindi l'apprendimento degli studenti, ma soprattutto anche la professionalità dei professori, che comunque sia in questa riforma vengono fortemente penalizzati. Ecco, qual è il programma di domani, dove vi ritroverete e soprattutto chi parteciperà? Allora, domani alle 17.30 al POR 3 in via Rattazzi 25 facciamo questa assemblea pubblica appunto per parlare di questa riforma, che se ne fa sempre troppo poco, e abbiamo invitato Andrea Ranieri, giornalista di Left, Giorgia Vallone, segretaria provinciale della CGL Scuola, Francesca Picci dell'esecutivo nazionale dell'UDS, l'Unione degli Studenti, e Filippo Vergassola, che è l'unico spezzino presente nel coordinamento nazionale dei giovani comunisti. Il Comune della Spezia ricorda il prossimo 15 dicembre la figura eclettica del giornalista, scrittore, umorista Giancarlo Fusco. Una serata gli sarà dedicata all'interno del Teatro Don Bosco. Con il Comune firmo l'iniziativa con l'Ordine dei giornalisti della Liguria, scrive in un comunicato Filippo Paganini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Liguria. Qualcuno potrebbe obiettare che Fusco non sia mai stato iscritto all'ente. Non era iscritto all'ordine per quell'animus anarchico e bohemien del personaggio, allergico a qualsiasi pratica burocratica, non certo per snobismo. In verità, afferma Paganini, giornalista è chi lo fa, al di là delle apparenze formali e in barba a un certo odioso corporativismo dismesso da anni. Fusco è stato un grandissimo giornalista senza la tesserina amaranto dell'ordine, prosegue il presidente dell'ordine. Ha partecipato a iniziative editoriali importanti come Il Giorno, Il Mondo e L'Europeo. Lui e Luigi Patroni, conclude Paganini, sostenevano che sarebbe stato bene ribattezzare il Golfo dei Poeti come Golfo dei Giornalisti, perché i poeti scarseggiano mentre i giornalisti spezzini hanno riempito le redazioni di tutta Italia. Questa è una ragione in più per ricordare Giancarlo Fusco. Tutto e
Esaurito per Jazz Me Up, piano solo, il suggestivo spettacolo che ha visto protagonista sul palco del Teatro Civico della Spezia il pianista e cantautore Rafael Gualazzi, che ha incantato gli spezzini con quasi 2 ore di show. Lo sentiamo nell'intervista di Chiara Tenca con le immagini di Davide Morina. Arrivi alla Spezia per scrivere una nuova pagina della lunga tradizione jazz di questa città, che si sviluppa fra festival ma anche fra locali e serate di improvvisazione. Che pagina scrivi questa sera? Ma spero una pagina di divertimento innanzitutto. Infatti il divertissement è un pochino alla base del mio approccio musicale. Si parla di, diciamo, dello stride piano, ma non nel senso puro del termine. Uno stride piano contaminato da diversi generi musicali, quindi è quel genere pianistico che, come alcuni sanno, non so se tutti sanno, insomma, è un genere pianistico che si sviluppa in America tra gli anni 10 e gli anni 40. Hai nominato le contaminazioni, la sperimentazione, sei famoso per unire tanti generi, naturalmente senza discostarti troppo dal tuo solco. Parliamo per esempio della collaborazione con Bloody Beetroots, oppure anche della bellissima rilettura che hai fatto delle musiche di Rota per Amarcord. Dove ti portano queste sperimentazioni e cosa ti danno? Ma sicuramente la musica è sempre una fonte di grande ispirazione, soltanto ascoltandola si hanno veramente si percorrono dei luoghi fantastici, insomma. Diciamo che mi sono permesso di fare queste improvvisazioni su alcuni temi di Amarcord, perché mi sento molto legato alla tradizione sociale e sociologica, diciamo, romagnola, quella che descrive appunto in questo capolavoro Federico Fellini, e mi sento molto vicino all'intensa semplicità e nella semplicità, insomma, la grandezza delle composizioni del maestro Rota. Una curiosità su questa rassegna in cui è inserito il tuo concerto di questa sera, una rassegna classica in cui si inserisce una musica diversa. Ma io sono molto onorato di suonare in questo meraviglioso teatro e credo che la mia musica sia contaminata comunque da colori e sicuramente dalla cultura classica. Il mio pianismo d'origine è un pianismo di matrice classica e d'altronde la musica classica è stata la base a livello musicale di tutto quello che è il jazz moderno e comunque rimarrà sempre un punto di riferimento importante per il jazz europeo. Basti pensare che il pianoforte in America comunque rappresenta, è presente in ogni caso, in ogni luogo, quasi a rappresentare un simbolo culturale, un simbolo che rappresenta la cultura di un paese e forse proprio l'eredità europea. Lo spettacolo inserito nella rassegna Concerti a Teatro è stato offerto da Carispezia e Fondazione Carispezia alla città in occasione delle feste natalizie, un sodalizio che si rinnova per questa nuova proposta culturale. Il presidente di Carispezia Andrea Corradino e della Fondazione Carispezia Matteo Mellei commentano l'iniziativa ai nostri microfoni. Un artista d'eccezione per il regalo di Natale pensato per gli spezzini, che viene inserito all'interno di una rassegna dedicata alla musica classica. Una commissione inedita ma molto efficace, che è piaciuta tanto ai nostri concittadini. Ma io credo che sia uno dei migliori messaggi che si possa dare in questo periodo, no? Che gli spezzini, come tutti gli italiani, devono uscire, devono pensare, devono approfittare delle occasioni culturali per reagire a momenti di sconforto. Credo che questo sia il miglior augurio per tutti noi, che grazie alla musica jazz, grazie alla musica classica, grazie all'arte, si torni a vivere, si pensi al futuro con maggior ottimismo e si affronti il domani con più serenità. Fondazione Carispezia e Carispezia insieme per promuovere la cultura. Sì, non è la prima volta, perché la collaborazione con la Fondazione, che è un qualcosa di naturale evidentemente per noi,
è già stata sperimentata in diverse occasioni, una per tutte il Festival della Mente, di cui siamo partner importanti da alcuni anni. Quest'anno abbiamo voluto insieme regalare alla città questo evento, che si inserisce chiaramente in un progetto della fondazione importante che è la musica teatro, ma Cari Spezia ha voluto essere presente donando a tutta la cittadinanza quindi la possibilità di assistere a questo bellissimo concerto. È il nostro regalo di Natale alla città, testimonianza del legame profondo, solido e antico che Cari Spezia ha con la propria comunità. E una notizia che purtroppo ci è giunta proprio in questi istanti, un ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 52 anni è morto all'interno di una ditta, la Ital Merbol Pocai di Massa, in provincia di Massa Carrara, schiacciato da due lastre di marmo. Sembra che l'uomo, originario della nostra provincia, in modo particolare aveva 52 anni e si chiamava Stefano Mallegni, stesse manovrando un carro ponte, questo secondo la prima ricostruzione, e che durante alcune operazioni si è rimasto appunto schiacciato tra due lastre. All'arrivo del 118 purtroppo l'uomo era già morto. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri di Massa Carrara, sul posto si è recato anche il magistrato, i vigili del fuoco e il servizio di prevenzione dell'ASL. L'operaio Stefano Mallegni, originario di Ortonovo della nostra provincia, lascia la moglie e un figlio. Dopo l'affermazione, voltiamo pagina, di due anni fa allo Spiros Argyris Festival, dove si è aggiudicato il premio del pubblico e di successi al premio lirico RAI all'Accademia Pavarotti, è tornato al loggiato di Sarzana Ivan Ayon Rivas, giovane tenore peruviano. Vediamo il nostro servizio. Voce armoniosa, pulita e ben impostata, con un timbro marcato e acuti possenti al momento giusto. Performance che non fanno pensare ad un giovane artista, ma ad un più esperto e navigato tenore. Eppure, Ivan Ayon Rivas, 22 anni, peruviano, cresciuto con la musica, il padre è artista di musica popolare messicana, ha raggiunto risultati eccellenti, in virtù delle sue doti naturali, certo, ma anche grazie alla borsa di studio che vinse due anni fa al premio Spiros Argyris di Sarzana nell'ambito del Sarzana Opera Festival. Una scuola che ne ha affinato le caratteristiche ed esaltato le qualità sotto l'attenta guida di un grande ed affermato maestro quotato a livello internazionale, il baritono Roberto Servile. Ivan ieri sera è tornato a Sarzana a presentarlo con un po' di orgoglio Sabino Lenoci, direttore artistico del Sarzana Opera Festival. Ivan Ayos Rivas, un tenore, noi lo abbiamo premiato con una borsa di studio, la prima volta in Italia, per cui il primo concorso che ha fatto è davanti al pubblico sarzanese. Con grande soddisfazione lo abbiamo qui questa sera, perché devo dire, questo ragazzo da Sarzana, come tutti gli altri talenti che abbiamo avuto, sta andando in giro per il mondo. È venuto a Milano, concorso RAI, e sta cantando per la Fondazione Pavarotti, alla Fenice di Venezia, per cui con grande soddisfazione devo dire che saluto Ivan. Affermazioni importanti, prestigiosi palcoscenici da calcare, orizzonti forieri di nuovi successi, ma il cuore batte per Sarzana. Il primo amore non si scorda mai. Grande affetto, io voglio tanto bene a Sarzana, perché quando sono stato la prima volta in Italia, la prima volta che ho cantato in fronte a un pubblico italiano l'ho fatto qui a Sarzana. Ho sentito questo calore, questo affetto grande delle persone di Sarzana, che propriamente il mio cuore l'ho lasciato qui in Sarzana. Grande amore per i giovani talenti e infaticabile impegno di Fiammetta Gemmi, anima, fonte ed energia ed inventiva del Sarzana Opera Festival, che dai risultati prestigiosi dei suoi ragazzi, che ha accudito e coccolato nell'ambito del concorso, Ivan è tra questi, trae nuova linfa per gli impegni futuri.
Ieri sera, al Loggiato di Sarzana, accompagnato al pianoforte da un illustre artista, Laura Soracco, insegnante al Conservatorio di Parma, Ivan si è esibito in stupende arie operistiche tratte dalle più popolari liriche italiane e internazionali, riscuotendo particolare successo con un brano del Gianni Schicchi di Puccini, così come su altri brani di musica popolare, quali Granada del compositore messicano Agustín Lara e Cor Ingrato di Cardillo Cordiferro. Ma a fine gennaio, sempre al Loggiato, si preannuncia uno stupendo recito. La società editrice Allemandi Editore, in occasione dei suoi 75 anni, celebra con il volume Francesco Vaccarone 1958-2015 quasi 60 anni di attività dell'artista spezzino, con una raccolta di documenti e immagini delle opere fornite da collezionisti italiani e anche dall'estero. L'incontro sarà domani alle ore 18 nella Sala delle Capriate della Fortezza Firma Fede di Sarzana. Interverranno, oltre al pittore, Umberto Allemandi, Valerio Deò e Paolo Asti, presidente dell'Associazione Culturale Sartè, che si è adoperata per la raccolta. Siamo allo sport per la sfida casalinga contro il Latina, in programma domani alle ore 15 al Picco. Mister Di Carlo, reduce dal primo acuto in campionato ottenuto nel match di mercoledì con il Vicenza, non potrà contare sullo squalificato Brezovec, mentre è ancora indisponibile l'infortunato Errasti, e potrà invece contare sui rientri di Wande e Martic. Per Di Carlo, in conferenza stampa, la parola d'ordine è continuità. È fondamentale continuare a muovere la classifica arrivando a fine anno facendo più punti possibile. Sentiamolo. La ricerca è quella, proprio quella che richiederò ai giocatori, alla squadra, la continuità, quel minimo di continuità che stiamo, questo piccolo, se si può dire, di tre partite fra la Coppa Italia e le due partite di campionato, gli chiederò questa continuità, perché è decisiva per dare ancora più forza alla prestazione, soprattutto alle prestazioni che devono bisogna fare, ma alla classifica che bisogna guardarla, vederla, ma soprattutto bisogna muoverla, che è la cosa più importante. Il Latina è una squadra che ha perso 1-0 l'ultima partita, avrà voglia di riscattarsi, una squadra che è compatta con 3-4 elementi di categoria superiore, quindi rispettare il Latina bisogna rispettarlo, ma come dico sempre, le squadre sono tutte, hanno elementi forti, ma tutto dipende da noi, quindi guardiamo più a noi stessi in questo momento qua, cercando di fare una partita, non a ritmo basso, ecco, questo che è la cosa che chiederò alla squadra. Bisogna cercare di alzare i ritmi, soprattutto in due o tre posizioni di campo dove noi possiamo mettere in difficoltà la Latina, quindi se riusciremo a sfondare in quelle due o tre posizioni di campo probabilmente avremo possibilità di vittoria. Ho tre giovani in mezzo al campo, più Wande che è tornato in gruppo, più Martic che è tornato in gruppo, quindi Ve le anticipo prima, va bene così. Wande e Martic sono andati in gruppo e Rasti probabilmente non è ancora al 100%, però Wande e Martic sono tornati in gruppo, quindi queste sono anche soluzioni in più. Devo dire che il gruppo ci sta dando dentro, i ragazzi stanno dando dentro, questo bisogna dirlo, lo dico a alta voce, perché in questo periodo qua recuperare energie più che fisiche, soprattutto quelle mentali, sono fondamentali, e loro li vedo che hanno voglia, no? Dopo adesso la vittoria, spero che hanno il gruppo, come insieme a me, insieme a tutti quanti i componenti dello staff, la voglia di vincere è tanta, per tanto tempo non si è vinto, adesso si è ritrovata una vittoria, adesso bisogna essere bravi a dare continuità con la vittoria lì, attraverso la prestazione, attraverso l'atteggiamento, ma soprattutto con la voglia di vincere, perché ripeto, dopo tanto tempo che non si vince, quando si vince la prima volta ci si vuole provare anche per la seconda.
Basket in Serie C, Silver Ligure Sarzana, campione d'inverno con la vittoria a Sestri Levante in quella che era l'ultima partita del girone di andata che era stata posticipata per via della convocazione in nazionale militare del sarzanese Bencastere. Bencastere in azzurro è arrivato quarto in un torneo in Belgio riservato ai paesi della NATO. Sentiamolo dopo la gara di Sestri nel servizio di Andrea Catalani. Alessandro Bencastere, vittoria alla fine anche piuttosto netta qua a Sestri Levante per il Sarzana che così torna primo da solo. Però mi sa che è il caso di dirlo, quanta fatica, anche più di quello che si poteva prevedere, o no? È stata una partita non facile perché noi venivamo da 15 giorni di inattività, abbiamo avuto la pausa dopo la partita con Spezia. Poi io sono mancato perché sono andato a giocare con la nazionale militare e abbiamo ritardato questa partita di ulteriori due giorni, quindi c'era un po' di assenza dal campo e dalla partita da qualche giorno. Una volta che ci siamo sbloccati abbiamo ripreso il via e siamo ripartiti con la nostra pallacanestro. Sì, e la partita che è stata posticipata appunto per il tuo impegno con la nazionale militare, quindi allora a maggior ragione ce la vuoi raccontare questa esperienza in azzurro? È stata un'esperienza positiva, ricca di emozioni, un torneo non con tantissimi giocatori di altissimo livello, però sempre un torneo di nazionali dove ci vuole tanta passione, tanto cuore e poi il livello tecnico giornata dopo giornata cresce, quindi la voglia di vincere c'è in tutte le squadre e è molto difficile anche perché si giocano 5 partite in 5 giorni e è molto faticoso. Sarete un po' più tonici contro il CUS Genova che ultimamente sta facendo bene? Il CUS è una buona squadra, c'è esperienza, nel loro campo giocano anche meglio. C'è una partita tosta da giocarci a faccia aperta, li conosciamo, loro conoscono noi perché abbiamo fatto la finale 2 anni fa di C2, però è sicuramente una partita da prendere con le molle, da recuperare ora velocemente le energie tra domani e venerdì e presentarci a Genova sabato nel migliore delle condizioni possibili. Prima di passare al meteo vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21:30 con il salotto del signor Rossi. In questa puntata si parlerà di Sarzana, in modo particolare del giro di boa dell'amministrazione Cavarra a 2 anni e mezzo appunto dall'inizio dell'amministrazione. In studio insieme a Fausto Rossi ci saranno i giornalisti Renzo Raffaelli e Riccardo Sottanis. La puntata naturalmente andrà in replica anche domani sabato e poi domenica. E ora le previsioni del tempo per domani sabato 12 dicembre. Il cielo sarà tra nuvoloso o molto nuvoloso, in particolare sul centro Levante della nostra regione, con la possibilità di deboli piovaschi sparsi. Sulla costa, al mattino deboli piogge, al pomeriggio possibili piogge. Umidità su valori medi, 20 tra sud-ovest e sud-est, deboli o moderati. Mare mosso in costa o localmente molto mosso da sud-ovest nella prima parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 10 e una massima di 15 gradi. È tutto, vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento su TLS, arrivederci.